Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda, come tante altre. La magistratura continuava a stargli alle calcagna. E ho la fortuna di aver potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione, naturalmente, e gli avvocati. I sondaggi lo davano in caduta libera. Così, quando alle 3.32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del Grande Fratello e quando si scopre che un'intera città è stata annientata, per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano. È stato un grandissimo successo. Nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo. Non può riprendere. Grande evento è ciò che il governo decide essere grande evento. Arriva il Papa, arrivederci e grazie, creano un grande evento. Cioè, i giochi del Mediterraneo, i mondiali di nuoto, si li fa la protezione civile. E le donne dove sono? Tutti gay. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le veline. Occupati di sta roba del terremoto, non è che c'è un terremoto al giorno. Io ti dico stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbò. Ciao.